E buonasera ragazzi, bentornati sul canale e benvenuti in questo nuovo video in cui, come avete letto dal titolo, siamo sulla beta di Black Ops 4 per provare la nuova modalità che stavo aspettando da veramente da tantissimo tempo, ovvero Blackout, che essenzialmente è una battle royale appunto però ambientata nel mondo di Call of Duty, quindi con il tentacle di Call of Duty, le armi di Call of Duty, eccetera, eccetera. Detto questo, direi di buttarci subito in una partita e vediamo cosa succederà. Ok, iniziamo subito. Intanto cerco di spiegarvi anche bene o male com'è strutturata la modalità. Allora, per chi conosce il gioco, bene o male è come PlayerUnknown. Quindi possiamo droppare o le armi, possiamo trovare o le armi o gli equipaggiamenti appunto da piazzare su queste, come possono essere per esempio le canne, i mirini o comunque tutte le cose che possiamo mettere sulle armi in PvP. Ora, sinceramente non so bene dove andare. Proviamo ad andare lì al parco eolico, anche se non so che roba ci sia, perché ho fatto qualche partita ragazzi, ma non tantissime. Quindi per quanto riguarda sia le armi che il dove spawnare, la mia conoscenza non è chissà quanto alta. Per le armi, bene o male, sto iniziando a imparare. Comunque le armi che ho usato nei video della beta me le ricordo, quindi quelle so come utilizzarle. Mentre per gli spawn ancora la vedo dura. Lì c'è un altro tipo. Tanto cerchiamo almeno di trovare un'arma subito, perché se non troviamo un'arma subito la vedo molto dura. Lì c'è un elicottero anche. Ok, poi abbiamo lo zaino che ci espande lo spazio dell'inventario. Abbiamo la corazza che è essenzialmente quella del PvP. E abbiamo le bende piccole, i medikit e i kit antitrauma, che appunto servono per curarci. Qui abbiamo un pompa, una pistolina però, mirino telescopico magari non lo mettiamo sulla pistola. Queste sono tutte munizioni. Un calcio. Ah ok, una mitraglietta, ottimo. Dicevo, la corazza è fino al livello 3 e ovviamente più alta di livello più ci protegge. Questa qua invece è una molotov che possiamo mettere nello slot di R2, che è lo slot che ha o le granate, ci fa tenere o le granate o le abilità degli specialisti che abbiamo appunto giocando in PvP. Meno telescopico, no aspetta, non lo devo applicare. Corazza livello 2 me la metto. Meno telescopico. Oh, devo prendere un attimo dimestichezza dei comandi, perché è abbastanza dura. Sganciamolo, ok. Prima di fightare ragazzi, voglio cercare di prendere almeno un'arma che sia forte alle lunghe distanze. Questa per esempio non so cosa sia. Fammi vedere le munizioni. Una cosa che mi fa abbastanza storcere il naso di questa modalità è il time to kill, perché il time to kill è essenzialmente lo stesso di COD, dato che comunque è lo stesso gioco, con la differenza però che questo dato la ricognizione ci può essere utile, adesso lo andiamo anche a usare. Con la differenza, dicevo, che questo qua viene utilizzato in una situazione molto diversa, perché comunque siamo in uno spazio molto ma molto più ampio, quindi se ci prendono da dietro siamo pressoché morti. Intanto vi spiego un attimo cos'è questa cosa che ho droppato. Questa cosa qua è un perk che possiamo attivare, che dura per un po' di tempo e che ci può dare diverse abilità, diversi vantaggi, come per esempio questo qua che ho droppato adesso. Dicevo, questa qua che abbiamo droppato serve per farci capire quando i nemici ci stanno mirando. Infatti quando ci stanno mirando ci dà un suono come un allarme, che appunto ci fa capire che ci stanno mirando, e dura per 60 secondi. Ora qui non sto incontrando nessuno, ma so che lì c'era un elicottero e non so se l'hanno preso. No, l'elicottero se lo sono presi. Andiamoci a prendere un camion. I veicoli ragazzi sono questo camion, il quad, l'elicottero e il gommone per l'acqua ovviamente. Io prenderei il quad qua, che è meglio del... Ah già, se scendiamo in corsa ci prendiamo danno. Ok, dovete avere un qualcosa... Tipo un cecchino e robe... tipo il Titan. Questo però mi servirebbe il mirino e la canna, grazie. Mi sa che mi metto la granata a grappolo di qua. Ok, mi muovo ragazzi, sono un po' impacciato. Però come ho già detto, devo un attimo prendere dimestichezza con i comandi. Allora, qui c'era un tipo che ci stava sparando, se non sbaglio, dalla parte opposta del fiume. Anche se io sinceramente non lo vedo. Cioè, comunque ragazzi, non sapendo ancora le zone di questa modalità, non conoscendo ancora le strutture precise di qua si sparano, non saprei bene come muovermi in modo da camperare oppure da andare abbastanza aggressivo. Ok, si sparano là, vediamo se riusciamo a fargli qualcosa. E muori.
Quanti colpi vuole per morire st'uomo? Oh, non muore, è incredibile. Quanto gli ho sparato, cioè? Ah, perché c'è la barricata, ecco perché non muore. Proviamo a lanciargli una granata a grappolo. Oh, è mortale, è Gesù. È Gesù, non muore, ragazzi. Quanto gli ho sparato, ma quanto gli ho sparato. Cioè, è incredibile, voglio sapere quanta vita hai, perché... Col Titan gli ho sparato almeno 51 ancora, ma come cavolo è possibile? Proviamo a fare una seconda partita e vediamo cosa succede. Ok, iniziamo, vediamo di fare un attimino un po' di più di kill, di incontrare anche un attimino più di gente, perché... Neutralizzate qualsiasi resistenza. Provo ad andare a rete, che non so sinceramente se sia buona o meno, però... Tra l'altro una cosa che ho notato è che conviene molto buttarsi anche presto, cioè non magari fare la distanza migliore ma buttarsi presto, perché ci si arriva molto molto veloce alla zona. Arma. Basta che non la prende lui, anche l'arma. Dammi colpi, corazza, ci sta. Qui ci curiamo. Medikit, Domovok. Ok, fatto. Vediamo cosa aveva. Questo cos'è? Un impulsi. Non so se li chiamo con i nomi di destini le armi, però. Pistoletta, kit medico, saccheggiatore e calibro 45. Vuoi vedere il saccheggiatore cosa fa? Perché non lo so. Rilevato possibile collasso. Si consiglia trasferimento. Saccheggiatore. Qual è questo? Ripari le casse e il bottino nelle vicinanze. Beh, non è male. Sento qualcuno intanto. Dove è andato? È abbassato, non lo vedo quelli abbassati. Ma l'ha ucciso qualcun altro? Devo stare attento. C'ho 30 colpi ancora. Chi l'ha ucciso? Tanto mi curo. Il tipo che l'ha ucciso non lo vedo. Ok, eccolo. Ah, chi è che ha rotto quel vetro? Canna lunga, sì. Questo sì, questo pure. Tutte le munizioni pure. Ok, dai, va bene, anche il linebang qua. Lì, quel tizio non c'è più, perlomeno non arriva a rompere, quindi lo lascerei anche stare io. Ok, partita un attimino anche più movimentata di quella di prima, Devo stare attento alla gente che si accuccia, perché non si vede effettivamente. Tra l'altro la barra a sinistra, ragazzi, ci fa vedere a che punto sta il gas, a che punto siamo noi e a che punto sta la safe. Molto molto comoda. Come se lo guardassimo dall'alto, come se guardassimo la mappa in linea retta, diciamo. C'è qualcuno? A tutti, lancio di rifornimenti in avvicinamento. Ho una granata? No. Servirebbe una granata. Aiuto, ma da dove passa il tipo? Così stanno picchiando. Li vedessi. Dove gli ha sparato da là? Tipo, arriva una granata a grappola. Guarda, non è morto. Proviamo a pusharlo. Una che si cura. Ok, fatto. Ci servono colpi. No, questi non sono colpi. Porca miseria, non abbiamo colpi di niente. Devo andare a guardare il suo zaino, ma ho paura che qualcuno mi stesse sparando prima. La corazza, tra l'altro, mi sarà anche distrutta. Però vabbè. C'è un quad, direi che ce ne possiamo andare col quad. Veloci anche.
Scendi, 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 scendi. L'altro è morto? Ma ci sono gli zombie qua, aiuto. Ok, lui sparava uno zombie. Va bene, qui usciamo, va che meglio. Questo va a fuoco. Ok, fatto, ma ce n'è un altro. Ah, ok, è uno zombie, no, niente. Ok, 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 non stiamo giocando malissimo, anzi. Sicuramente meglio della scorsa partita. Vediamo se riusciamo a dargli una mano da lontano. Lì. No, speriamo se lo compi e ci facciamo vedere, via, scendi. Ci possiamo arrivare in qualche modo, magari sott'acqua, ma ho paurissimo, sinceramente, di passare sott'acqua. Vabbè, proviamo. Tipo di prima, dov'è? Ah, eccolo, eccolo, eccolo. Ma ci ha sciolto, porca miseria. Mi ha sciolto. Madonna, ma che arma c'ha? Cioè, ma ti ha dato tre colpi e sono morto. Con quest'arma, l'arma che avevo io. Perché non l'ho visto purtroppo. Era in una posizione scomodissima, perché lui mi vedeva e io non lo vedevo, perché c'era il tetto sopra. Questo secondo me è un po' un problema, perché ragazzi è difficilissimo recuperare se ci sparano senza che vediamo i nemici. È veramente, veramente molto difficile recuperare in questi casi. Comunque ragazzi, io penso che possiamo anche concludere qui il video. Questa partita non ho giocato male, ho fatto 5 kills, sono arrivato 12esimo, non primo, però vabbè. Comunque non ho giocato male. Io ragazzi direi che se il video vi è piaciuto lasciate like, commentate, condividete a tutti quelli che conoscete e che non conoscete, che c'è tantissimo. Seguiteci anche su Instagram, Facebook, come ogni video vi lasciamo qua sotto in descrizione, anche da bellissimo, nuovissimo, fantastissimo sito. E detto questo, ci vediamo alla prossima, ciao! Io sono Gaul, per la tua luce.